non si può con comodo. Gestione, entra in aula e siamo più che pronti a proseguire con il capitolo 12 che stiamo facendo, norme sulla circolazione, e stiamo facendo svolte, cambio di corsia, fila parallela, cambio di corsia, giusto? Mi sembra di sì, cambio di corsia. Va bene, allora è possibile cambiare corsia, ma certamente che è possibile cambiare corsia, però per cambiare corsia dobbiamo essere certi che uno ci sia la linea discontinua, quindi il cambio di corsia la possiamo fare esclusivamente quando la linea è tratteggiata. E due, possiamo fare il cambio di corsia dopo che abbiamo guardato attentamente che non sopraggiunga nessun veicolo nella corsia che vogliamo andare a occupare. Quindi si chiamano le corsie che ci avviciniamo all'incrocio, si chiamano corsie di preselezione. Perché? Perché mi danno ancora, pre vuol dire prima, ok? Prima mi danno ancora il tempo per cambiare corsia. Negli ultimi 20 metri, ok, adesso è venuta storta, cerchiamo di farla meglio, più dritta. Negli ultimi 20 metri, che sono le corsie di attestamento. Attestamento vuol dire che ormai dove sono, sono, non posso più cambiare corsia. Quindi se io mi sono messo nella corsia di destra e mi sono accorto che non era la mia dove volevo andare, perché volevo andare dritto, non posso più andare dritto, ok? Dovrò per forza girare a destra. Facciamo attenzione perché adesso ci sono molti semafori, almeno a Torino ci sono, dove prestano e danno le multe se uno si mette su una corsia e poi non rispetta quello che è la sua corsia preselezionata. E ti tolgono 2 punti. Sono 2 punti e mi sembra 36 euro di sanzione. Ok? Quindi ricordiamoci, cambio di corsia. Uno, controlliamo chiaramente che non arrivi nessuno. Indicatore di direzione o a sinistra o a destra, dipende dove vogliamo andare, ma soprattutto lo facciamo quando la linea è ancora discontinua, quindi nella zona di preselezione. Poi, prima di cambiare corsia, bisogna accertarsi che la corsia che si intende impegnare sia libera dietro e davanti per un tratto sufficiente. È chiaro il discorso che ho detto prima, non posso tagliare la strada così impunemente, ok? Rischiamo di farci chiaramente un incidente. Quindi dobbiamo lasciare sia davanti uno spazio sufficiente per poter immettersi, ma soprattutto dietro essere sicuri che non sopraggiunga nessuno. E quindi valutare anche la velocità con cui sta arrivando, ok? Perché a volte arrivano forte, quindi effettivamente non ho uno spazio. Ricordiamoci sempre di mantenere una distanza di sicurezza minima dal veicolo che ci precede, perché se devo frenare di colpo, se questo frena di colpo, rischio di tamponarlo. Poi, chi intende cambiare corsia per effettuare un sorpasso deve controllare che il veicolo che sta davanti non abbia segnalato l'inizio della stessa manovra. Quindi il sorpasso non lo possiamo fare subito davanti, anzi, dietro uno che ha già iniziato la manovra. Aspetto che lui come minimo si sia portato qua col suo veicolo, e quindi sia fuori da quello che è l'area della mia manovra, e poi posso anche andare io. Quindi non possiamo attaccarci così dietro a uno che ha già iniziato la manovra, perché magari va più adagio di noi, magari ha bisogno di più spazio o meno. Poi, prima di cambiare corsia, non è necessario ridurre la velocità, poiché il cambio di corsia può avvenire in caso di sorpasso. Certo, anzi, eventualmente aumento la velocità, non la riduco, per permanere il meno tempo possibile nella corsia di sorpasso. Quindi rimanendo sempre entro i limiti di velocità, ricordiamoci quelli che non li possiamo superare, però se il veicolo davanti a me va adagio, posso aumentare la mia velocità e di conseguenza permango un tempo minore nella corsia di sorpasso. Definizione che troviamo per quanto riguarda i nostri quiz, tutte false. Allora, chi intende cambiare corsia non deve azionare l'indicatore di direzione se la strada è libera, non importa, L'indicatore di direzione, sempre in ogni caso, che sia libera, che non sia libera, mi devo spostare anche per superare un bidone dell'immondizia che ho messo male, lo devo sempre mettere dopo che abbiamo guardato. Quindi l'esatta sequenza. Prima guardo dallo specchietto, non mi giro perché quando sono in movimento non mi giro. È sufficiente guardare dallo specchietto se è regolato bene. Vedo che non c'è nessuno, indicatore di direzione e vado. Chiaramente, attenzione, questa manovra la devo fare con un certo anticipo, non è che arrivo all'ultimo momento e mi sposto. Quindi tutte le manovre di sorpasso le devo anticipare un pochettino. Non possiamo all'ultimo momento, perché non ce ne siamo accorti, spostarsi e dire: ah, io ho messo la freccia e c'ho ragione. No, dobbiamo essere sempre sicuri di aver dato il tempo possibile agli altri veicoli di transitare. Poi,
Poi, prima di cambiare corsia, è necessario accertare che le corsie siano separate nella striscia continua. È falso perché la striscia deve essere discontinua. Ricordiamoci, striscia continua uguale muro. Quindi, come fosse un muro, non posso cambiare corsia. Quando si vuole cambiare corsia, l'uso dell'indicatore di direzione è facoltativo, no, è obbligatorio, quindi è sbagliato. Okay? Se ci sono le strisce discontinue, sempre, okay? Sempre è obbligatorio l'indicatore di direzione, la freccia. In vicinanza degli incroci, come in figura, si può sempre cambiare corsia, adesso qui non c'è la figura, fino alla striscia trasversale di arresto, no, perché va il discorso di prima. Okay? Io posso cambiare corsia quando sono ancora nella zona di preselezione. Non posso più cambiare nella zona di attestamento. Quando sono nell'ultimo tratto 20 metri, non posso più cambiare corsia. Quindi, come dice qua, dice si può sempre cambiare corsia fino alla striscia trasversale d'arresto, sarà falso. Un giro di domande veloci, così proseguiamo. Qua così, basta, mettiamoci qua. Gaia, chi intende cambiare corsia deve segnalare la manovra in anticipo tramite l'indicatore di direzione. Vero. Certo? Mattia, quando si vuole cambiare corsia, si deve controllare che la striscia che divide le corsie sia tratteggiata. Vero. Bene, Mara, quando si vuole cambiare corsia, bisogna controllare che la corsia da impegnare sia libera davanti per un tratto sufficiente. Vero. Benissimo. Anna Rita, l'uso corretto della strada comporta che si guardino gli specchi retrovisori prima di azionare l'indicatore di direzione per cambiare corsia. Ok, Vero. Sveva. Chi guida un veicolo, anche se ad elevate prestazioni, deve guardare nello specchietto retrovisore prima di segnalare l'intenzione di cambiare corsia. Ok? Vero. Valentino, quando si vuole cambiare corsia si deve segnalare in anticipo la manovra da compiere. Valentino non c'è più. Niente, niente Valentino. Allora, Vanessa, quando si vuole cambiare corsia, si... vero. Anita, quando si vuole cambiare corsia si deve segnalare la manovra facendo uso dell'indicatore di direzione. Ok, e Davide, quando si vuole cambiare corsia si deve accennare in anticipo l'indicatore di direzione. Vabbè, ce l'ha detto più e più volte, penso che ormai questa l'abbiamo acquisita. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Svolte, ok. Svolte vuol dire dobbiamo girare, ok? Allora, anche in questo caso, come tutte le manovre che abbiamo detto, che abbiamo necessità di disimpegnare la corsia che è precedente, dobbiamo sempre segnalarlo. Quindi devo girare a destra, devo girare a sinistra o comunque cambiare corsia, abbiamo visto, lo devo sempre segnalare con un certo anticipo. Per quanto riguarda le svolte a destra, dobbiamo cercare di mantenere la distanza che abbiamo qui, che abbiamo visto, il codice della strada ci dice di camminare in prossimità dal margine destro. Quindi il mio metro, okay, più o meno 80 centimetri un metro, mantenere in tutta praticamente la mia curva. Quindi all'uscita, quando io uscirò dalla mia curva, dovrò sempre avere questa stessa distanza. Quindi anche nella curva rallento. Teniamo conto che io devo fare la mia curva ad una velocità uguale alla velocità delle mani che ho io come nell'effettuare la svolta. Quindi se io vado a una velocità eccessiva, e le mie mani non sono ancora troppo, diciamo, abituato, c'è il rischio che io vada a girare laggiù e poi devo rientrare. Andiamo contro mano, per cui la nostra velocità, ripeto, deve essere adeguata a quella che è la velocità di rotazione delle nostre mani. Così, mediamente teniamo conto, siamo sui 20-25 km/h in seconda. Le svolte, soprattutto nei centri urbani, tutti in seconda si fanno. La velocità è quella di percorrenza. Tenete conto che tanto limite massimo è 50, ma in alcuni casi anche 30, quindi a 20 all'ora siamo più che a posto. Nell'eventualità che ci fosse traffico intendo nel girare a destra i pedoni che stanno attraversando, è chiaro che devo dare la precedenza sempre ai pedoni, ok? Quindi occhio sempre prima di impostare la nostra curva di non arrivare all'ultimo, di dover inchiodare perché non facciamo passare i pedoni. Quindi quando mi avvicino il mio sguardo è già qui, perché se ci sono dei pedoni qua che stanno. Adesso vabbè, come è venuto, mi è venuto, ok? Devo essere pronto, non inchiodare di colpo, ma avere c'è un tempo di reazione che mi permetta di rallentare sufficientemente. Ricordiamoci che all'esame si sta bocciati. Poi, oltretutto, ho sentito proprio stamattina che nell'arco dei primi 2 mesi, quindi gennaio-febbraio, sono morti 86 pedoni su tutto il territorio nazionale, quindi investiti 86 pedoni.
Quindi ultimamente, proprio per evitare questo, gli esaminatori sono diventati particolarmente feroci sulla mancanza di precedenza ai pedoni, ci bocciano. Ecco qua, quello che io ho anticipato prima. Quindi, con semaforo verde, la svolta destra va fatta dando sempre la precedenza ai pedoni. Con semaforo verde, con semaforo, se non c'è semaforo, stesso discorso. Ok? Poi, attenzione, noi stiamo guidando, per bene che vada, anche una macchina abbastanza grande, però siamo sempre nell'ambito di lunghezza di 3 metri, quindi la nostra svolta rimane sempre ben adiacente a quello che è il bordo della strada destra. Dove circoliamo noi? Ci sono anche veicoli pesanti, autotreni ed autoarticolati. Ora, tenete conto che questo signore qui sta guidando un veicolo che è lungo 16,50 m. Di conseguenza non potrà fare la svolta come la faremo noi, assolutamente, perché se no, se facesse una svolta tutta a destra, tirerebbe come minimo con il rimorchio via semaforo. È obbligato quindi a spostarsi sulla sinistra. Quindi attenzione, se io vedo una di queste questioni, che mi ricordiamoci, dagli adesivi dietro riesco a quantificare se è un autotreno o un autoarticolato, un autocarro, se ha i pannelli, quelli gialli col bordo rosso, ok? So che un veicolo con rimorchio, quindi per poco che sia, siano 16 metri di lunghezza. So che avrà delle difficoltà, anche perché, tenete conto, il signore che sta guidando è nella cabina là, gli specchietti retrovisore, lo specchietto retrovisore qua, di qua mi inquadra questa parte qua, dall'altra parte mi inquadra dall'altra parte. Quindi non è che ha una grossa visibilità con gli specchietti retrovisori. Quindi, se io vedo che questo ha messo la freccia a destra perché la metterà con certo anticipo per girare a destra, non mi butto sulla sinistra per cercare di superarlo, perché chiaramente poi lui è costretto ad allargarsi e non vede la manovra. Questa manovra la fa praticamente come se fosse buio, okay, per lui. Quindi abbiamo l'accortezza di attendere. Lo stesso discorso quando questo lo vedo che si è spostato, soprattutto se sono in bicicletta, si è spostato a sinistra per poter. Non perché io sono in bicicletta, penso bene di passare di qua, perché anche qui lui non mi vede, quindi io gli taglio la strada di qua, rischio poi di finire sotto le ruote. Ok, abbiamo pertanto un veicolo di dimensioni lunghe, aspettiamo con un attimo di prudenza e facciamo in modo che anche lui, se vengo di fronte, abbia la possibilità di girare in sicurezza. Ok, quindi non andiamo troppo vicino. Quindi se è un autotreno o autoarticolato che dir si voglia. In autotreno ancora di più, perché un autotreno arriviamo fino a 18 metri, quindi abbiamo difficoltà maggiori. A svoltare a destra in una strada stretta, i conducenti degli altri veicoli debbono tenere presente che nella manovra si sposti a sinistra, quindi tutti quanti, sia dietro che davanti. Ok, quindi se un autotreno intende svoltare a destra in una strada stretta, non bisogna stargli troppo vicino per non essere in intralcio in caso sia necessario la manovra di retromarcia. Peggio ancora, se qui deve fare questa retromarcia, sto poverino. Scusa, questo con le svolte, che cosa vuol dire? L'ho visto ieri, Linea d'arresto? arretrata per veicoli TPL. Trasporto pubblico locale, gli autobus, cioè la linea d'arresto che l'hanno messa prima, proprio per evitare che abbiano lo spazio. Quindi per quello, non, quindi tu fai riferimento non a una resta di autobus, ma devi tenere conto che loro si fermano prima. Ok? Ok, Quindi vuol grazie. dire quello. Quindi anche gli autobus, quindi tutte le, anche un autobus arriva anche lui a 15 metri tranquillamente. È chiaro, si spera che non debbano circolare in queste situazioni qua, che quindi abbiano la possibilità di circolare in spazi più consoni alle loro dimensioni. Ok? Quindi. Nell'eventualità, perché può darsi che non ci stia, quindi se deve ancora fare la manovra di retromarcia, sto povero Cristo, scusate il termine, ma veramente si trova in difficoltà. Quindi non stiamo gli attaccati, perché lui non ci vede, ripeto, il suo specchietto da questa parte vede di qua, dall'altra parte vede di là, se noi siamo qui non ci vede. C'è da sperare che abbia delle telecamere, quindi non avviciniamoci troppo. Poi, se un autotreno intende svoltare a destra in una strada stretta, bisogna sorpassarlo subito a sinistra. Quindi, ripeto, non perché ha messo la freccia a destra vuol dire che lui gira, ricordiamoci che ha bisogno di spazio, quindi non posso assolutamente sorpassarlo subito a sinistra. Poi, nelle strade a senso unico, attenzione che anche questo purtroppo è un errore che all'esame non è grave come non dare la precedenza, però viene considerato negativamente, può, a seconda degli esaminatori, dare un giudizio sbagliato per il nostro esame. Quindi strada a senso unico, rivedo perché ce lo so bel segnale di senso unico.
Se non vedo il segnale, facciamo attenzione ai veicoli come sono parcheggiati. Se i veicoli sono parcheggiati tutti nel nostro senso di marcia, sia a destra che a sinistra, vuol dire che la strada è a senso unico. Per cui mi devo spostare tutto a sinistra, quindi il mio metro di differenza lo terrò qua. Ricordiamoci che però dopo la svolta a sinistra devo essere proiettato sulla corsia di destra, ok? Non perché giro a sinistra, giro contromano, ok? Quindi giro a sinistra, andrò a occupare sempre come corsia quella di destra, ok? L'importante è che io mi sposti completamente a sinistra prima di effettuare la manovra. Dando precedenza anche qui, se ci fossero dei pedoni che attraversano, chiaramente dando precedenza ai pedoni e lasciando lo spazio destro ai veicoli che o proseguono dritto o che girano a destra. Ecco qua, quindi se invece il nostro incrocio è a doppio senso di circolazione, a questo punto ci avviciniamo alla striscia di mezzeria. Quindi lasceremo spazio, se c'è spazio sufficiente per superarci a destra, magari una bici, una moto riesce. Ma soprattutto noi non dobbiamo oltrepassare la linea di mezzeria. Come facciamo a effettuare la svolta in maniera corretta? Sempre con il nostro sguardo, che è quello fondamentale, inquadriamo il tombino che c'è al centro dell'incrocio. Il 90% degli incroci in ambito urbano c'è sempre un tombino, di solito quello dell'acquedotto. Perché c'è un tombino lì? Per facilitare la manutenzione che devono fare quelli dell'acquedotto, che quindi se fossero i tombini posti tutti vicino al bordo della strada con le auto parcheggiate non potrebbero mai fare manutenzione. Per cui ce n'è sempre uno al centro dell'incrocio, perché arrivano, mettono le loro transenne, lavoreranno in centro dell'incrocio, però hanno possibilità di aprire il tombino e lavorare. A parte questo, abbiamo il nostro tombino come riferimento. A noi serve moltissimo, perché nell'effettuare la svolta a sinistra facciamo in modo di lasciarlo sulla destra, ok? In questo modo qua. Che così uscendo dalla mia svolta a sinistra sono già proiettato sull'angolo destro. E questo perché? Ecco qua. Allora, qua si vede meglio. Se io vado a occupare, anzi, lo facciamo qua. Se io vado a occupare la corsia, diciamo, dell'altro veicolo, se anche qui ci fosse un veicolo che vuole girare anche lui a sinistra, io gli vado a occupare la sua area di manovra. Ok? Quindi vado contromano in questo caso qui. Invece, se io il centro dell'incrocio me lo lascio, attenzione, me lo lascio sulla sinistra qua, il veicolo che arriva dall'altra parte, che anche lui ha intenzione di svoltare a sinistra, ha il suo spazio libero. Quindi, centro dell'incrocio sulla destra, esco sempre bene a destra. Attenzione, dall'uscita non chiudo subito, non vado a rischiare il contromano, a parte che può essere che non ci sia nessun veicolo. Comunque, anche qua, facciamo attenzione. Abbiamo sempre la possibilità di vedere o la linea d'arresto o se c'è un segnale di precedenza i triangolini. Quindi anche qua visivamente riesco a impostare la mia traiettoria mentre vado. È chiaro, la velocità deve essere limitata, abbiamo detto 20 all'ora, non di più. Perché più la velocità è maggiore, meno controllo del veicolo. Quindi arrivo all'incrocio, strada a senso unico, tutto a sinistra. È chiaro che il centro dell'incrocio lo lascio sulla destra, perché il centro dell'incrocio è qua, quindi lo lascio comodamente sulla destra. L'importante è che quando esco mi ritrovo sulla destra. Arrivo in incrocio con doppio senso di circolazione, occupo la mezzeria e giro lasciando il centro dell'incrocio sulla destra e uscita rimanendo sempre nella corsia di destra, quindi proiettato bene nella mia corsia. Ok? Quindi anche questa è una posizione errata perché entriamo contromano. Questa qui, peggio ancora, come dice qua, in una carreggiata, doppio senso di circolazione. Per svoltare a sinistra bisogna effettuare la svolta occupando sempre il lato destro dell'incrocio. È falso. Il lato destro dell'incrocio, quando è che andiamo a occupare? Quando c'è una rotonda. Allora sì, dobbiamo fare attenzione. Nella segnaletica devo girare intorno alla rotonda stessa, un monumento, quello che c'è in mezzo. Allora qui sì che devo passare a destra, perché sennò andrei contromano. Ricordiamoci che la rotonda è un senso unico di circolazione antiorario. Quindi in questo caso che c'è la rotonda, questo commette una manovra sbagliata, ok? Perché gira contromano, ma solamente in questo caso. Se non c'è la rotonda, ecco, questa è la presentazione che vediamo qui, la troveremo nel quiz, che mi chiederà, il veicolo N gira in maniera corretta? Sì, o entrambi girano in maniera corretta. Oppure troviamo questo, il veicolo G ha svoltato correttamente? No, non ha svoltato correttamente perché non ha lasciato a destra l'incrocio, è passato dall'altra parte. Oppure questo, il veicolo H svolta correttamente, sì, mentre G S svolta in maniera scorretta. Quindi facciamo attenzione ai segnali nel quiz.
Poi andiamo avanti sempre per le svolte a sinistra, e sono quelle più impegnative, perché le svolte a destra si risolvono in poco spazio. Okay? Le svolte a sinistra sono impegnative perché, oltre a inquadrare bene la posizione, dobbiamo dare anche precedenza a eventuali veicoli che vengono dalla parte opposta. Ricordiamoci che se c'è un veicolo col semaforo verde, anche lui, che arriva dalla parte opposta che deve girare o proseguire dritto, nello svoltare a sinistra, quindi quando io me lo troverò qua, che giro a sinistra, me lo trovo sulla destra e quindi devo dargli la precedenza e poi precedenza ai pedoni che stanno attraversando. Quindi, su una strada a doppio senso di marcia per svoltare a sinistra, occorre inserirsi nelle corsie che consentono di proseguire in tale direzione. Allora, se non ci sono frecce sulla pavimentazione, sappiamo che nel girare a sinistra devo occupare la corsia più a sinistra. Ok? Se invece ci sono le frecce, beh, può darsi che ci siano le frecce, può darsi che mi dia la possibilità su due corsie di girare a sinistra. Quindi faccio riferimento alle frecce. Altrimenti ricordiamoci, se non c'è nessuna freccia sulla pavimentazione, per girare a sinistra vado nella corsia di sinistra, per girare a destra nella corsia a destra, per andare dritto posso andare in tutte le corsie, ok? Tutte le corsie mi permettono di andare dritto, se non c'è nessuna segnaletica sulla pavimentazione con le frecce. Ok. Oh, bene, Davide, aspetta che mi sposto. Percorrendo una carreggiata a senso unico, la svolta a sinistra si effettua segnalando in anticipo la manovra da compiere. Ok. Anita, se un autotreno intende svoltare a destra in una strada stretta, i conducenti degli altri veicoli debbono tenere presente che potrebbe diminuire notevolmente la velocità. Vero? Certo, perché. Vanessa, la svolta a destra si effettua senza creare pericolo o intralcio agli altri. Ok. Valentino, chissà se è rientrato Valentino. Boh. No, Valentino non c'è più, quindi niente. Sveva, in una carreggiata, doppio senso di circolazione, per svoltare a sinistra bisogna dare precedenza ai veicoli provenienti da destra, salvo diversa segnalazione. Vero. Ok, brava. Anna Rita, su una strada a doppio senso di marcia, per svoltare a sinistra non si deve prendere contromano la strada in cui si svolta. Certo? Vero. Mara, la svolta a destra si effettua immettendosi nella corsia che consente di eseguire tale manovra. Un attimo. Sì. Vero. Certo? Quindi se devo svoltare a destra starò nella corsia di destra, ok? Principalmente. Mattia. Per effettuare la svolta a destra occorre tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata. Vero. Bene. E Gaia, se un autotreno intende svoltare a destra in una strada stretta, non bisogna stargli troppo vicino per non essere d'intralcio in caso sia necessaria la manovra di retromarcia. Bene. Vero. Ok, e andiamo avanti con le nostre manovre. Sì. Inversione di marcia. Ora, l'inversione di marcia è una manovra che al 95% dell'esame ce la fanno fare. Inversione di marcia cosa consiste? Lo dice la parola stessa, inverto la mia direzione. Quindi, devo fare attenzione, prima cosa, che non ci sia una striscia continua. Questo è fondamentale, ok? Perché abbiamo detto, dove c'è la striscia continua non la possiamo fare. Quindi o la strada a senso unico, oppure non ma o manca la striscia, manca proprio la striscia. Quindi se non c'è nessuna striscia, si può fare. O se c'è, deve essere tratteggiata. Poi, seconda attenzione che dobbiamo prestare, nell'effettuare la manovra non dobbiamo essere a 5 metri dall'incrocio. Perché se ci mettiamo a 5 metri dall'incrocio, un veicolo gira, noi siamo lì che facciamo la nostra manovra e potremo creare intralcio se non pericolo. Per cui andiamo un pochettino avanti, almeno 10 metri dall'incrocio come minimo, ok? A questo punto dobbiamo valutare, nell'effettuare la nostra manovra, che non sopraggiunga nessuno alle nostre spalle, perché sono i primi che incrociamo, ma nessuno anche di fronte, perché noi ci mettiamo di traverso rispetto al senso longitudinale di marcia. Quindi verifico che non ci sia nessuno. Indicatore di direzione, che quello abbiamo detto sempre. Giro tutto il mio volante, poi se ho la fortuna che è una carreggiata a senso unico, riesco a fare una manovra a U. Quindi riesco praticamente a fare la mia manovra e ritrovarmi qua nella mia direzione di marcia. Se invece può capitare, perché all'esame non te lo fanno fare così, perché sarebbe troppo semplice, te la fanno fare in due tempi, non c'è spazio sufficiente, quindi il primo tempo dovrò mettermi col mio veicolo in questa posizione qua, ok?
Mi fermo. A questo punto devo andare. Quindi qua è il primo tempo. Zac. Ok. Il secondo tempo devo andare in retromarcia e mettermi con il mio veicolo in questa posizione qua. Perché? Di nuovo nella prima occasione. Ah, basta anche, minimo indispensabile, basta anche che con le ruote sia, anzi, con metà veicolo sia ancora nella mia corsia qua. Anzi, è meglio rimanere più in qua, che così quando parto sono già pronto per riprendere la posizione. Quando faccio, allora, qui cosa abbiamo detto? Indicatore di direzione, guardo a sinistra, guardo a destra, c'è nessuno, vado. Mi fermo, controsterzo tutto completamente il mio volante. Retromarcia, indicatore di direzione a destra, perché adesso in effetti accenderò questo perché sto andando dal lato destro. Prima di muovermi, guardo sempre di qua che non arrivo nessuno, guardo di qua che non arrivo nessuno, mi giro con la testa perché non possiamo fare la retromarcia guardando in avanti o con gli specchietti. Non stiamo guidando un furgone, l'esaminatore ci può bocciare, ok? Anche questo è un motivo di bocciatura, fare la retromarcia. Stando girato in avanti, mi boccia, ok? Quindi retromarcia, mi porto in una posizione. Adesso cancelliamo un po' qua. Basta anche che sia qua così, eh? Qua così. Beh, adesso sono. Comunque, non necessariamente devo andare tutto indietro. Se io poi ho uno spazio sufficiente per inserirmi, ok, basta questa. Anzi, io consiglio sempre di non oltrepassare la mezzeria col sedere della macchina. Quindi, metà macchina deve ancora rimanere in questa corsia. Quindi, arrivato in questa posizione qua, che sono andato indietro, mi fermo nuovamente, indicatore in direzione sinistro, controllo che non arrivi nessuno di là, controllo che non arrivi nessuno da questa parte e concludo la mia manovra. Ok? Non è una manovra a tempo, quindi non devo farlo di corsa con affanno, la faccio tranquillamente, ricordandomi tutti i passaggi, soprattutto di controllare tutte le volte. È una mancata precedenza, se non controllo. Considerato proprio come un errore gravissimo. Quindi controllare tutte le volte e girarmi per la retromarcia. Poi comunque la vedremo, adesso solo teoria. Comunque, per il quiz, su una strada a doppio senso di marcia, per effettuare un'inversione di marcia, occorre dare precedenza ai veicoli che sopraggiungono, ok? Sia quello che viene dall'altra parte, come se ci fosse un veicolo che arriva da questa. Poi, su una strada a senso unico di marcia, beh, è chiaro, non vado a fare un'inversione di marcia per la strada a senso unico, ok? Qui lo diamo proprio per scontato. Assolutamente, in autostrada, strada stradale principale, c'è la revoca della patente immediata. È pericolosissimo perché se io voglio fare un'inversione di marcia, giro nella corsia di sorpasso degli altri veicoli, dove per poco che vadano vanno a 130 km/h. Quando succede, succedono gli incidenti che poi è difficile poi andare a raccontarlo. Comunque, teniamo conto che. Nelle autostrade, proprio per facilitare diciamo, la possibilità ai mezzi di soccorso di andare dall'altra parte, perché può darsi che ci sia magari la prossima uscita a 20 km. Un intervento di emergenza, ambulanza piuttosto che di polizia, se l'incidente è dall'altra parte non può oltre andare 20 km, sarebbe una perdita di tempo. Quindi normalmente in prossimità dei cavalcavia, ok, in prossimità dei cavalcavia, hanno fatto quella che era dei varchi realizzati proprio per facilitare l'inversione di marcia. Sono tutti controllati, questi varchi. Quindi, anche se dice, ah, non c'è nessuno, la posso fare tranquillo, non arriva nessuno, mi beccano perché sono tutti videosorvegliati. Quindi, se la targa si vede, e mi beccano poi in un secondo tempo. Ricordiamoci, oltre a essere pericoloso, perché è pericoloso, la revoca della patente, eh? Ok, poi abbiamo detto dove la striscia continua è un muro, quindi anche in questo caso non facciamo nessuna inversione di marcia, per cui il conducente che può effettuare un'inversione di marcia su strada a doppio senso di marcia deve accertarsi che la linea di mezzeria sia continua, falso, deve essere discontinua. Durante l'esame, no? Cioè, per esempio, ci possono fare, se ci danno istruzione a quello che è, per esempio, una Non è danno, no, no, è vietato. loro parte. Assolutamente non danno istruzione. Se dovessero dare, si sbagliano. A quel punto lì, se sono sbagliati, ma intervengo io. Ma non è danno. Cioè, se ti dicono facciamo un'inversione di marcia, perché si può fare. Poi ti possono dire facciamo un'inversione di marcia, è chiaro che lì a quel punto tu ti devi valutare te se la puoi fare, se c'è linea continua, se sei vicino all'incrocio. Quindi dici facciamo un'inversione di marcia perché si può fare. Però è chiaro che non devi farla vicino all'incrocio, ad esempio.
Poi è vietata l'emissione di merci in prossimità in corrispondenza di indossi. Vi ricordate, in prossimità dei dossi, in prossimità delle curve, vietata l'inversione di marcia, vietata la sosta, vietata la fermata, vietata la retromarcia. Ok? Sono tutte manovre che sono vietate. Sì, sia nel tratto in salita come nel tratto in discesa, questo. E lo stesso nelle curve, ok? Poi è vietata l'emissione di marcia in prossimità in corrispondenza di incrocio. 5 metri, teniamo conto 10 metri almeno, ok? In modo che non facciamo proprio un'inversione di marcia qua. Poi, vietata l'inversione di marcia in prossimità in corrispondenza del passaggio a livello per il solito motivo che siamo in presenza di una linea continua, anche qua. Come anche il passaggio a livello, vietata sosta, vietata fermata, vietata l'inversione di marcia, vietata retromarcia, ok? Poi in galleria, peggio che peggio, perché chiaramente galleria, doppio senso di circolazione, abbiamo pochissimo spazio. E sono poco illuminate perché c'è meno visibilità, per cui assolutamente non la facciamo. Poi attenzione anche qua: il conducente che intende effettuare inversione di marcia su una strada a doppio senso, quindi in teoria potrebbe, però deve rinunciare a compiere la manovra quando vi sia traffico intenso continuo. Perché? Perché ritornando sui regolamenti principali del codice della strada che dice che non dobbiamo creare intralcio o pericolo. Per poco che ci metto, quei 30 secondi ce li metto sempre. E quindi obbligo tutti quanti a fermarsi e faccio intralcio alla circolazione, per cui non, sono da evitare questa manovra. Meno che meno con la nebbia, qui siamo proprio, sarebbe da suicidarsi perché non si vede niente né dietro né davanti, quindi assolutamente non la facciamo. Va bene. Allora, lasciate qua. Gaia. Il conducente che intende effettuare l'inversione di marcia su una strada a doppio senso non deve creare pericolo intralcio agli altri utenti della strada. Vero. Esatto. Mattia, il conducente che deve effettuare scusa, di marcia su una strada a doppio senso deve dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungono. Vero. Sì? Mara, nelle strade a doppio senso di circolazione non è consentito effettuare inversione del senso di marcia in vicinanza o in corrispondenza di curve. Vero. Ok? Anna Rita, il conducente che intende effettuare inversione di marcia su una strada a doppio senso deve azionare l'indicatore di direzione. Vero. Sì? Sveva, il conducente che intende effettuare l'immersione di marcia su una strada a doppio senso deve rinunciare a compiere la manovra qualora vi sia traffico intenso e... Vabbè, traffico intenso, dai. Sveva? L'abbiamo ancora? Sì. Sveva, ci sei? Mi senti? Sì, ci sono, ma non prende bene. Ah. Credo che ora prenda. Te la rileggo. Il conducente che intende effettuare l'inversione di marcia su una strada a doppio senso deve rinunciare a compiere la manovra qualora vi sia traffico intenso. Va bene, Vero. vero, è già sufficiente il traffico intenso. Valentino, abbiamo detto che non c'è. Vanessa, nelle strade a doppio senso non è consentito effettuare l'inversione del senso di marcia in tutti i casi di scarsa visibilità. Certo. Anita. Nelle strade a doppio senso di circolazione non è consentito effettuare inversione del senso di marcia in vicinanza o in corrispondenza di dossi. Benissimo. E Davide, durante l'effettuazione dell'inversione di marcia, l'indicatore di direzione deve rimanere in funzione per l'intera durata della manovra. Bene. Prima a sinistra, poi a destra, poi di nuovo a sinistra. Ok, ce la facciamo ancora. Dai, andiamo ancora avanti con il prossimo argomento che. Immissione fermata. Va bene. Allora, oh, questa è la prima proprio lezione di guida. Okay. Quindi la prima cosa che facciamo quando saremo la prima guida è proprio come dobbiamo prepararci per la guida. Quindi a parte mettere a posto il sedile, che qui non lo dice comunque, la prima cosa metteremo a posto il sedile gli specchietti in base alla nostra struttura. Poi il cinturone di sicurezza. Mi è capitato solo una volta all'esame di guida che si era dimenticato, praticamente è finito l'esame subito, non è che ci sono santi o madonne. Parto senza mettere la cintura, mi dice va bene, signorina, ci vediamo tra un mese. Ok? Questo è un errore proprio grave. Quindi cintura di sicurezza. Poi la prima cosa che facciamo per immetterci, controlliamo intanto dallo specchietto che non sopraggiunga nessuno. Ma non è sufficiente perché avremo sempre un angolo morto al nostro fianco, che è la nostra specchietto. Noi vediamo qua, però
se ci fosse qua, in questo punto qua, un'immissione o cosa, non riesco a vedere, quello specchietto mi riflette dietro. Ok, quindi mi giro, ma una frazione di secondo, proprio con la testa, in modo da avere la percezione anche alla mia sinistra, quindi non solamente dietro, che vedo lo specchietto, ma alla mia sinistra, che non ci sia nessuno. Allora, vabbè, lo vedremo ancora. La regolazione dello specchietto, io preferisco più che mettere la maniglia davanti all'altezza, quindi consideriamo come campo che mi interessa quest'angolo qui in basso a sinistra. Lo spostiamo ancora un pochettino, facciamo che in questo angolo qui ci compaia la maniglia destra, ok? Che così abbiamo una migliore visibilità, perché si apre un po' di più, riesco a vedere meglio. Comunque, quello lo vedremo quando facciamo le guida, non è adesso il momento. Quindi, prima di mettere, se necessario, segnare la manovra con l'indicatore di direzione, che abbiamo detto tutte le volte che devo spostarmi davanti, dietro, girare, immissione di marcia, cambiare corsia, sorpassare, sempre l'indicatore di direzione. Ok, poi la posizione degli altri dentro la strada è un po' come per cambiare corsia, solo che qui lo facciamo da fermo, il cambio di corsia lo facciamo in movimento, abbiamo detto, controlliamo che non sopraggiunga nessuno. Qui ancora di più perché noi siamo fermi, quindi rispetto agli altri veicoli abbiamo velocità zero. Per cui, ripeto, oltre lo specchietto ci giriamo, guardiamo che non ci sia nessuno, ma per nessuno, neanche uno in bici, proprio che ci sia la strada bella libera per un certo periodo. Poi, il conducente di un motociclo che parte a margine della carreggiata, perché parliamo di motociclo? Perché con la patente B potete guidare anche tutti gli scooter, ciclomotori e tutti i motocicli fino a 125 cm cubi. Quindi, per immettersi nel flusso della circolazione deve, uno, indossare ed allacciare il casco. Anche qui mi è capitato, esame moto, si mette il casco, non lo allaccia. Boh, finito l'esame, subito. Neanche tempo di partire, già subito finito l'esame, perché come per le cinture di sicurezza, il casco è quello che ci garantisce una buona sopravvivenza in caso di caduta. Quindi deve essere allacciato. Accendere il proiettore in abbagliante, segnalare in missione con indicatore di direzione. Accendere il proiettore in abbagliante, ormai tutte le moto... Diciamo, da 10 anni a questa parte si accende in automatico, eh. Non devo più avere io la predisposizione per accenderlo, perché si accende da solo. Ma se ho una motocicletta vecchia, devo ricordarmi di accenderlo. Indicatore di direzione, mi giro qua, quindi non basta lo specchietto, mi giro proprio con la mia testa e controllo. Anche perché col casco devo girarmi di più, perché il casco mi impedisce di vedere bene lateralmente, perché la visiera mi copre fino a qua, quindi se non mi giro proprio bene, 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 non riesco a vedere bene cosa succede dietro. Lo stesso discorso, allora, evitare di creare per il contraccio o inserire l'indicatore di direzione con sufficiente anticipo. Devo fermarmi perché ho trovato il parcheggio. Indicatore di direzione con un certo anticipo, in modo che ho... Nell'effettuare la manovra, in ogni caso devo rallentare un pochettino perché se devo predispormi per fare il parcheggio, non arrivo all'ultimo di colpo, freno a mano e entro dentro. Okay? Devo rallentare un pochettino, avvicinarmi un po' alle auto da parcheggiare, quindi con un certo anticipo metto l'indicatore di direzione. Anche l'esame, tanto l'esaminatore ti dirà parcheggiamo più avanti dove c'è quella macchina nera, comunque te lo dice con un certo anticipo. Appena dice facciamo la sosta, indicatore di direzione e andiamo in avanti, piano piano. Ok, bene. Davide, il conducente che intende fermarsi sul margine destro della carreggiata deve segnalare con sufficiente anticipo la sua intenzione di effettuare tale manovra. Ok, Anita, il conducente del veicolo S in figura, che è questo qui verde, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve fare attenzione agli eventuali pedoni in transito dietro di esso. Vero, perché potremmo essere, ad esempio, nel parcheggio delle gru. Nel parcheggio delle gru c'è gente col carrello che va avanti perché ha perso la macchina, non trova più la macchina, quindi vanno avanti non guardando quello che fanno, ma cercando la macchina. Quindi quando io faccio retromarcia è per quello che devo sempre girarmi, ok? Perché se io non ho una visione diretta dagli specchietti non riesco a vedere bene chi sta transitando. Quindi metto sempre l'indicatore di direzione. In questo caso, se io vado col sedere da questa parte qua, metterò l'indicatore di direzione sinistro. Se vado col sedere dall'altra parte, metterò l'indicatore di direzione al contrario, no, destro, giusto. Ok? Quindi a seconda di dove devo andare. Vanessa, il mancato rispetto delle norme prescritte per immettersi nel flusso della circolazione comporta, tra l'altro, la perdita di punti della patente. Vero? Ok? Perché sono situazioni per cui è previsto, adesso mi ricordo, ma 4-5 punti ce li possono togliere. Sveva. Il veicolo S, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve azionare l'indicatore di direzione.
Vero. Vero? Indicatore di direzione 1, non le quattro frecce, attenzione, non è una situazione di emergenza che azionano tutte le frecce, ma indicatore di direzione o sinistra o destra a seconda di dove vado poi a girare. Anna Rita, il conducente del veicolo è in figura, muovendosi in retromarcia per mettersi nella circolazione, deve azionare l'indicatore di direzione. Vero. Vero anche lui. Mara, il conducente che intende fermarsi sul margine destro della carreggiata deve effettuare la manovra senza creare pericolo in tralcio agli altri utenti della strada. Vero. Ok. Mattia, il conducente che intende fermarsi sul margine destro della carreggiata deve tenere conto della posizione, distanza, direzione degli altri utenti della strada. Vero. Bene. E Gaia, il conducente che intende fermarsi sul margine destro della carreggiata deve evitare di creare pericolo ai conducenti di veicoli a due ruote sopraggiungenti. Vero. Certo? Ok, e abbiamo finito in tempo. Allora, stasera 19 facciamo la stessa lezione. Se volete giusto partecipare all'inizio, perché all'inizio facciamo sempre una scheda, quindi per ripassare potete partecipare per fare la scheda se avete piacere. Devo mandarvi delle schede io che mi sono dimenticato e poi ripetiamo la stessa lezione. Quindi come volete voi, ok? Ok. Va bene, Altrimenti bene. ci vediamo domani pomeriggio. Va bene. Buon Domani pomeriggio. pomeriggio. Ciao, grazie. Ciao Ciao. Beppe. Ciao, ciao.